Ci sono storie, delitti, che sembrano la copia di altri avvenuti anni prima. Il 6 maggio 1996 a Chiavari, in provincia di Genova, venne assassinata una ragazza di 24 anni. Si chiamava Nada Cella. Il giorno dopo il quotidiano La Stampa titolò «A Chiavari il replay di via Poma» e il Corriere della Sera «Nada massacrata come Simonetta». Repubblica, Chiavari e via Poma, misteri paralleli. I giornali paragonavano l'omicidio di Nada Cella a quello di Simonetta Cesaroni avvenuto a Roma, in via Poma, 6 anni prima, il 7 agosto 1990. Nada Cella, come Simonetta Cesaroni, era segretaria in un ufficio, all'interno di un condominio. Entrambe erano state assassinate in quei luoghi, in quegli uffici. Nel condominio di Chiavari, nell'ora che aveva preceduto l'omicidio di Nada Cella e nei minuti che erano seguiti, si erano mosse persone. Avevano aperto porte, sceso e salito le scale, erano uscite dal portone, rientrate, portato a spasso il cane. Qualcuno aveva lavato il pavimento dell'atrio e le scale. Immaginando una vista dall'alto, immaginando che allora esistesse un drone per riprendere, avremmo osservato movimenti continui, persone diverse, abitudini consuete, routine. Come Simonetta Cesaroni, Nada Cella era sola in ufficio e aveva forse aperto la porta al suo assassino. Non fu trovata l'arma del delitto, come era avvenuto in via Poma. E come era avvenuto in via Poma, a Roma, le prime indagini furono condizionate da superficialità. I tabulati telefonici furono probabilmente chiesti con inspiegabile ritardo. La scena del crimine non fu preservata. Come era accaduto per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, venne seguita una pista che però poi si esaurì, non portando a risultati. Ma le similitudini riguardano anche le tracce di sangue lasciate su una porta, e anche queste non portarono a nulla. E ancora, in entrambi i casi di omicidio ci furono probabilmente resistenze e reticenze da parte di chi sapeva qualcosa o aveva visto qualcosa. Sono stati entrambi definiti cold case, casi freddi, casi insoluti. Ma per entrambe queste storie ci sono stati sviluppi successivi negli anni, per la scoperta di nuovi elementi o perché i magistrati inquirenti hanno tentato di venirne a capo. E i fascicoli del caso di Nada Cella sono tuttora esaminati da una corte che deve prendere decisioni. Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per un'indiziata, una persona su cui si era già indagato molti anni fa. La richiesta è stata respinta e vedremo i motivi. C'è stato l'appello. Ora sarà la Corte d'Assise d'Appello di Genova a dover decidere. Chiavari è una cittadina di 27.000 abitanti. Le indagini, pensarono molti, saranno circoscritte, facili. Il colpevole verrà trovato. Non sarà come per via Poma. In fondo qui, disse qualcuno, tutti sanno tutto di tutti. Non fu così. L'attenzione mediatica non fu la stessa. L'omicidio di Nada Cella non ebbe la stessa rilevanza sui giornali e nelle trasmissioni televisive che aveva avuto e continua ad avere l'omicidio di Simonetta Cesaroni. 2 anni dopo la morte della figlia, Bruno Cella, padre di Nada, disse: «Dopo 2 anni regna il buio assoluto. Abbiamo l'impressione che noi familiari siamo le uniche persone interessate a scoprire l'assassino». Come raccontano Igor Patruno e Giacomo Galanti nel libro Il delitto di Chiavari, la strana morte di Nada Cella, un cronista del secolo XIX, Sandro Sansò, la mattina dopo il delitto si alzò presto e iniziò a frugare nei cassonetti intorno alla via dove era avvenuto l'omicidio. Si avvicinò una pattuglia della polizia. Un agente chiese: «Cosa stai facendo?» «Sto cercando l'arma del delitto», rispose Sansò. L'agente non disse nulla, ma si portò la mano alla fronte. Si erano dimenticati di cercarla nei cassonetti. Pochi minuti dopo che Nada Cella era stata portata via dall'ambulanza, la madre del datore di lavoro della ragazza era scesa dal piano di sopra dove abitava e con straccio e spazzolone aveva iniziato a pulire il pavimento davanti all'ingresso dello studio, sul pianerottolo, e poi dentro, lungo il corridoio.
I poliziotti l'avevano fermata quando era già vicina alla stanza dove era avvenuto il delitto. Si disse che in quei momenti si pensava ancora a un incidente e che quella donna, la madre del datore di lavoro di Nadacella, era una maniaca dell'ordine e della pulizia. Una scena grottesca, impossibile. Eppure avvenne e compromise in maniera irreversibile alcune zone della scena dove era avvenuto il delitto. Le indagini si concentrarono a lungo sul datore di lavoro di Nadacella, sui suoi rapporti con la ragazza. Finì in nulla. In questa storia contano molto gli orari degli spostamenti, orari riferiti, con pochi punti certi. C'entra un computer, c'entra un floppy disk sparito, che però non si è nemmeno certi che sia esistito. E alcune telefonate intercettate e testimonianze sottovalutate nella prima fase delle indagini. E poi c'è un oggetto, un piccolo oggetto, che viene trovato sulla scena del crimine, un bottone. Quel bottone, quel reperto, ha accompagnato questa storia ed è tornato al centro delle indagini molti anni dopo. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Nadacella lavorava da 5 anni nello studio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala 14 nel centro di Chiavari. L'edificio è su 5 piani, 20 appartamenti, 19 nuclei familiari. Quella mattina presto Nadacella accompagna la madre al lavoro, poi torna a casa. Dopo poco sale sulla sua bicicletta, si dirige verso via Marsala. Si ferma al panificio Curotto in via Piacenza, compra 3 panini e una focaccia, dimentica però la focaccia sul bancone. Arriva in via Marsala. Alle 7.51 il suo computer nello studio viene acceso. Presumibilmente è lei ad accenderlo. Inizia l'inserimento di dati su un foglio Excel, relativi a una cliente. Alle 8.45 un'impiegata del comune, Giuseppina Vaio, chiama lo studio Soracco per avere un'informazione. Non risponde nessuno. È anche possibile che Nadacella non abbia risposto perché l'orario di apertura dell'ufficio è fissato alle 9. Giuseppina Vaio richiamerà poi il numero dello studio, come vedremo, altre volte. Alle 8.50 qualcuno, sempre presumibilmente Nadacella, stampa il foglio su cui stava lavorando, più un altro foglio. Entrambi verranno trovati sulla sua scrivania. Alle 9.01 la signora Liliana Lavagno, che abita nell'appartamento sotto allo studio dove sta lavorando Nadacella, sente, lo descriverà così, un rumore riferibile o comunque compatibile a quello provocato da un oggetto metallico che picchia sulla superficie del pavimento o quello provocato da una porta sbattuta violentemente. La signora Lavagno ha l'abitudine di controllare tutti i rumori e gli spostamenti che avvengono nell'edificio dove abita. Lo fa dallo spioncino. È sicura dell'orario in cui ha sentito quel rumore perché ha guardato l'orologio. Di quel rumore un altro inquilino, Alessandro Colli, dirà: «Non c'è stata nessuna porta sbattuta. Se fosse accaduto, il rumore anomalo sarebbe stato avvertito dal sottoscritto, da mia moglie e dal mio cane». È una casa del silenzio questa, nel senso che non c'è nessuna persona rumorosa. È una casa dove le porte non si sbattono, per principio. Giuseppina Vaio, l'impiegata del comune, chiama ancora lo studio.
Questa volta risponde qualcuno, una voce femminile, non giovanile. «Pronto?» risponde la voce in tono sgarbato, così di Ravaio. «Pronto è lo studio Soracco?» «No», risponde la voce sgarbata e mette giù. Baio dice che l'orologio del suo ufficio in quel momento segnava le 9. Un altro impiegato dirà poi che quell'orologio era in ritardo di 5 minuti. Quindi sono presumibilmente le 9:05. Poi l'impiegata del comune, dopo aver ricontrollato il numero, chiama di nuovo. Risponde la stessa voce di prima, la voce femminile non giovanile, che dirà Baio, sembra in stato di agitazione. «Pronto è lo studio Soracco?» «No». E ancora il telefono viene messo giù. A quel punto Baio dice al collega, «Vado a prendere un caffè, non riesco nemmeno a comporre un numero di telefono». Sono elementi importanti. È possibile che Giuseppina Baio abbia continuato a sbagliare il numero? Ma se invece non l'ha sbagliato, chi ha risposto? E a che ora, che minuto sono state fatte esattamente quelle telefonate? Ci sarebbe un modo facile per saperlo, i tabulati telefonici. Però di quei tabulati oggi non c'è traccia. Forse vennero richiesti alla Telecom con troppo ritardo e non potevano più essere prodotti. Tra le 9:10 e le 9:15, Marco Soracco, titolare dello studio dove lavora Nadacella, scende una rampa di scale, dal terzo al secondo piano, e così racconterà, gira la chiave nella serratura ed entra nel suo studio. Ecco il racconto che fece alla trasmissione Mistero in Blu di Carlo Lucarelli. Quella mattina, come praticamente accadeva tutti i giorni, sono sceso dal mio appartamento, che è al piano soprastante lo studio, e verso le 9:10, 9:15. Sono entrato, ho trovato la porta chiusa normalmente e la luce accesa nell'ingresso. Come di solito, appunto, Nada lasciava acceso quando arrivava un cliente suonava alla porta e lei andava ad aprire. Sono entrato nella stanza e l'ho vista distesa sul pavimento, diciamo in un lago di sangue, coricata con la testa vicino al muro e che respirava con una certa difficoltà. Non c'era niente fuori posto, non c'erano tracce sul pavimento, tranne che sotto il corpo di Nada, era tutto normale. Non c'era neanche sulla scrivania di Nada su quale lavorava il computer acceso, diciamo tutto era in ordine. C'erano soltanto ovviamente degli schizzi di sangue sui mobili e sulle pareti. C'è da segnalare un altro elemento. Prima della discesa della madre di Soracco, Marisa Bacchioni, nello studio, un'inquilina, Porzia Cirigliano, sente scorrere a lungo dell'acqua. La donna dice che aveva pensato che il rumore provenisse dal bagno dello studio. Non ricorda però l'orario esatto. C'è altro. Nei giorni dopo il delitto vengono messi sotto controllo i telefoni degli inquilini di via Marsala 14. Viene intercettata una telefonata tra una di loro, Egle Sanguinetti, e la figlia Lorenza. Dice Egle Sanguinetti: «Io ho sentito la porta di sopra che si chiudeva. E ho sentito, saranno state le 9 meno 5, anche meno 7. Erano 5 minuti che era andata via la Luciana. Ho sentito la porta di sopra chiudersi. Soracco che veniva giù. Non ho guardato bene dallo spioncino. È andato dentro, ha aperto la porta. Io non l'ho visto proprio bene. Non ho messo l'occhio nello spioncino, ma era lui. Chi vuoi che fosse, scusa? Non poteva essere che lui. Abbi pazienza, non glielo dico, ripeto, perché anche se potessi, si arrangino. Mi dispiace per loro, perché hanno i soldi, è comunque giusto che prima o poi, guarda, se hanno fatto qualcosa di male, Dio paga sempre, stai tranquilla». Egle Sanguinetti in questa telefonata dice quindi che non riferirà questo fatto. Poi però si presenterà al commissariato il 13 giugno, più di un mese dopo il delitto. Racconterà alla polizia che verso le 8:50, comunque prima delle 9, ha sentito qualcuno scendere le scale e, avvicinandosi alla porta attraverso una fessura, ha visto un'ombra scendere le scale, poi di aver sentito azionare una serratura a cricca e poi richiudere la porta. Dice che tali azioni corrispondono esattamente a quelle abituali di Marco Soracco e che proprio per questo, pur non avendolo riconosciuto, aveva pensato che fosse lui. Contano i minuti, i secondi in questa storia, ma sono difficilmente calcolabili con esattezza.
mancano riscontri certi. Marco Soracco aveva aperto il suo studio di commercialista nel 1989. La sua era una famiglia piuttosto conosciuta a Chiavari. Suo padre e suo zio avevano ricoperto ruoli all'interno del Partito della Democrazia Cristiana. Lui stesso era impegnato politicamente prima nella Democrazia Cristiana e in seguito, dopo le inchieste Mani Pulite del 1992, aveva aderito ai Cristiani Democratici Uniti, guidati da Rocco Buttiglione. Quando avviene l'omicidio di Nadacella, Soracco ha 34 anni ed è scapolo. È molto credente, vicino al movimento Comunione e Liberazione. Ogni domenica va a messa. La madre dirà non ne può fare a meno. Frequenta un corso di ballo sudamericano iscritto al CAI, va per montagne. La madre, Marisa Bacchioni, dice che suo figlio si occupa dello studio dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19. Ha una trentina di clienti fissi, più altre 120 persone che si rivolgono a lui per compilare il modello 730. La mattina dell'omicidio, secondo la testimonianza della madre, Marco Soracco si è svegliato poco dopo le 8. Lei gli ha preparato la colazione, poi lui è entrato in bagno con il giornale Quattro Ruote per farsi la barba e altre pulizie. Disse la madre, preciso che tale procedura è abituale per lui in quanto la ripete analogamente tutti i giorni. Nella sua prima deposizione, la sera del 6 maggio 1996, Marco Soracco dirà di aver notato, subito dopo essere entrato nella stanza di Nadacella, gli occhiali della ragazza a terra davanti alla cassettiera della scrivania e una scarpa sotto il mobile del computer. Soracco passa nell'altra stanza, cerca il numero dell'ambulanza ma non lo trova. Chiama il 113, l'operatore di polizia chiama a sua volta i soccorsi. Poi Soracco chiama la madre, che scende di corsa insieme alla sorella Fausta. Quest'ultima si allontana subito piangendo. Sia Soracco che la madre e la zia diranno di aver pensato a un incidente, cioè che Nadacella fosse caduta e avesse picchiato violentemente la testa contro la scrivania o contro il muro. Eppure sangue davvero molto, a terra e sulla parete. Alle 9.20 arrivano i paramedici. Sono convinti che si sia trattato di un incidente, così è stato riferito. Nadacella è viva, respira. I paramedici spostano la scrivania e la poltrona per adagiare la ragazza sulla tavola spinale. Quindi spostano Nadacella sulla barella e scendono le scale lasciando gocciolature di sangue sul pavimento dello studio, sul pianerottolo, sulle scale e sul marciapiede davanti al portone. Dice il giornalista di Repubblica Giacomo Galanti, autore con Igor Patruno del libro Il delitto di Chiavari. Quando il datore di lavoro di Nadacella, Marco Soracco, nel cui ufficio muore, viene uccisa Nada, dice di averla trovata, chiama prima la polizia, poi arriva la Croce Verde a raccoglierla per portarla in ospedale, non si parla di aggressione. Cioè lui dice, l'ho vista, credo che si sia sentita male. E quindi quando arrivano gli infermieri, gli inserventi della Croce Verde, in tutta velocità spostano tutto, scrivania, sedie, eccetera, la raccolgono e la portano via. Fino a quel momento ancora non si capisce, nessuno sa, nessuno ha intuito che stiamo davanti a una morte violenta, a un omicidio. Solo pochi minuti dopo, qualche ora dopo, quando Nada muore in ospedale e viene fatto il primo referto medico in cui si descrive che è stata colpita con un oggetto contundente, un oggetto che non verrà mai ritrovato, probabilmente anche è stata sbattuta con la testa nel pavimento, si capisce che c'è stato un omicidio. Tant'è che parallelamente nel luogo del delitto arriva Pasquale Zazzaro, che è il questore di Chiavari, arriva la polizia e iniziano a cercare di capire cosa è successo. Ma nel frattempo però è successa una cosa abbastanza singolare che poi è stata ripresa nelle nuove indagini e nella sentenza del GUP, eccetera, eccetera. La mamma di Marco Soracco, del datore di lavoro di Nadacella, che abita a pochi piani di sopra, è scesa insieme alla sorella, la zia, e ha iniziato a pulire con lo straccio il sangue sulla porta dell'ufficio. Tant'è che a un certo punto, quando arriva la polizia, dice no, basta, fermiamoci, perché qui è successo qualcosa di più grave. Ecco,
Questa forse non è una leggerezza, però diciamo che è il primo grande grosso problema di questo caso, cioè il luogo del delitto viene totalmente inquinato. Marisa Bacchioni dirà poi che aveva pulito perché non voleva che le persone del palazzo si impressionassero vedendo tutto quel sangue. Ciò che è accaduto in quei minuti, in via Marsala 14, condizionerà poi le indagini. C'è stata la pulizia delle scale, del pianerottolo. I paramedici, pensando che si trattasse di un incidente, hanno spostato la scrivania e la poltrona. Sulle scale, sul pianerottolo, c'è stato un viavai di gente, soprattutto inquilini dello stabile, attirati da ciò che stava succedendo. Nel corso delle indagini si scoprirà altro. Durante i sopralluoghi in un cestino nello studio dove è stata uccisa Nada Cella, verrà trovato uno scontrino della Gastronomia Intella, stampato alle 19:58 del 5 maggio, cioè la sera prima dell'omicidio. Nessuna delle persone dello studio era stata in quel locale la sera prima, nemmeno Nada Cella, che era altrove. Il proprietario della gastronomia fornisce la descrizione di una giovane che la sera prima a quell'ora ha ordinato un cappuccino. La descrizione corrisponde a quella di una ragazza che soffre di disturbi mentali e che, dice il proprietario, abita in via Marsala. Non sa il nome della ragazza, ma la descrizione corrisponde a quella di Luciana Signorini. Vive nello stabile, figlia di Egle Sanguinetti, la donna che dice di aver visto l'ombra sulle scale. Luciana Signorini è descritta da tutti come una strana. Dicono che chieda a chiunque soldi e sigarette, ma non è mai stata violenta. Solo insistente, niente di più. La donna, secondo le diagnosi redatte dai medici, soffre di schizofrenia deficitaria con aspetti paranoici. Per questo assume dei farmaci. Come riporta il libro Il delitto di Nada Cella, scritto da Roberta Bruzzone con Margherita Di Biagio, Emiliano Boschetti, Roberta Gentileschi e Laura Genovesi, c'è anche altro. In una intercettazione, la madre di Luciana Signorini, Egle Sanguinetti, parlando sempre con l'altra figlia, dice cosa può essere accaduto la mattina del 6 maggio. Dice la figlia: sarà stata mica lei ad ammazzare quella ragazza lì, veramente, riferendosi alla sorella Luciana. Egle Sanguinetti risponde: ma cosa vuoi che ti dica? Non lo so, sporca non lo era. E allora non può essere stata lei, perché non era sporca di sangue. E la figlia è tanto matta che... Luciana Signorini verrà poi iscritta nel registro delle notizie di reato. C'è da capire come è finito quello scontrino nel cestino della spazzatura dello studio dove è avvenuto l'omicidio. La risposta arriva presto. Marisa Bacchioni, nella sua opera di pulizia delle scale, aveva trovato accartocciato quello scontrino e lo aveva buttato nel primo cestino della spazzatura disponibile, e cioè quello nello studio dove Nada Cella era stata aggredita. Luciana Signorini uscirà presto dall'indagine. Nada Cella viene trasportata prima al pronto soccorso di Lavagna, poi a San Martino di Genova. È un medico del pronto soccorso ad avvertire la polizia, che nel frattempo è giunta in via Marsala, a Chiavari. Dice: ma quale incidente? L'hanno colpita più volte con un oggetto e ha segni su tutto il corpo. È solo a quel punto che l'opera di pulizia della signora Bacchioni viene interrotta. Alle 14:10 all'ospedale San Martino, Nada Cella viene dichiarata morta. La polizia inizia il sopralluogo della scena del crimine. Il primo a entrare nello studio è stato, ricordiamolo, Marco Soracco, che pensa a un incidente. Ma la stanza, diranno gli operatori della polizia scientifica, è letteralmente inondata di sangue. Com'è possibile aver pensato a un incidente? Soracco dirà che la poltroncina della scrivania di Nada Cella ostruiva la vista di gran parte del sangue. È un'affermazione che verrà molto messa in dubbio. Nella stanza poi entrano Fausta e Marisa Bacchioni. Nel luogo dove è stata trovata Nada Cella c'è una chiazza di sangue di circa 1,5 metri per 1 metro. Sulla destra c'è un mobile libreria imbrattato di sangue. In mezzo alla chiazza di sangue c'è un bottone di metallo color bronzo di circa 13 mm.
Al centro del bottone c'è un cerchio e dentro una stella a 5 punte con all'interno un altro cerchio. Sul cerchio esterno c'è la scritta Great Seal of the State of Oklahoma. La relazione della polizia dirà che la parete dietro alla scrivania presenta una vasta area, nella parte anteriore, di sostanza ematica con schizzi di varie lunghezze, dimensioni e orientamento. In particolare si nota un grosso spruzzo dai contorni frastagliati. Nella parte di tappezzeria interessata da questo spruzzo a 15 cm dal pavimento, si osserva una scalfittura ad angolo acuto con distaccamento dell'intonaco, i cui frammenti si trovano sul bordo della canaletta di plastica sopra il battiscopo. Tracce ematiche vengono trovate sulla poltroncina su cui sedevano da cella. La polizia scientifica effettua 57 fotografie della scena del crimine durante quel primo sopralluogo. Vengono trovate numerose impronte papillari, cioè impronte digitali, o palmari, ma non porteranno a nulla. Su una in particolare tornerà l'attenzione nel 2017, cioè 21 anni dopo il delitto. Nel 1996 era stata considerata non importante perché incompleta. Era però importante per la posizione. Si trovava sulla tappezzeria della parte anteriore. Era insanguinata ed era il segno di una mano sinistra con il pollice rivolto verso il basso, come se qualcuno, scrissero in un articolo sul quotidiano di Genova secolo XIX Matteo Indice e Tommaso Fregatti, si fosse appoggiato al muro per riprendere l'equilibrio. Nel 2017, per cercare di attribuire quell'impronta, si ricorse all'ImaQuest, un software realizzato dall'FBI americano in grado di attribuire l'identità a un soggetto anche da un'impronta molto parziale. Neanche con quel software, però, si riuscirà a risalire all'identità di chi aveva lasciato l'impronta. Torniamo a 6 maggio 1996. Dice Giacomo Galanti. Diciamo che, insomma, siamo nel 1996, le tecniche della polizia scientifica, del DNA, eccetera, hanno iniziato ad affacciarsi, iniziano ad esserci, però non sono ai livelli di oggi, ma neanche di 10 anni fa. Siamo ancora un po' agli albori. C'è tanto sangue, si trova qualche oggetto, la borsetta di Nada, eccetera, un bottone che poi sarà, insomma, diciamo, importantissimo per tutte le indagini a seguire e anche quelle odierne. Sono molte le tracce ematiche repertate il 6 maggio. E poi in altri due sopralluoghi della polizia scientifica il 14 e 16 maggio. Una traccia, definita una striatura, viene trovata sul marciapiede, a destra del portone, e non sembra essere stata lasciata dai soccorritori. Vengono utilizzati il Combourg test e il Kastenmeier test. Il Combourg test è un cosiddetto test presuntivo. Si tratta di strisce con reagente che vengono messe a contatto della traccia sospetta. Se si colorano di verde, si è in presenza di emoglobina. Può però dare reazioni, per esempio, anche in presenza di ferro, rame, ruggine. Per il test Kastenmeier si utilizza un tampone di cotone con cui si tocca il punto in cui ci potrebbe essere sangue. Sul tampone viene poi versata una soluzione con il reagente. Se è presente emoglobina, il tampone si colora di rosa entro pochi secondi. Vengono sequestrati e repertati alcuni oggetti, oltre al bottone di cui abbiamo già parlato. Una maniglia di metallo trovata smontata, due statuette, un fermacarte e un posacenere rettangolare entrambi in onice, un classificatore in cartone pressato, un portaombrelli in metallo. Sul classificatore vengono trovate tracce ematiche. Viene ipotizzato che uno di quegli oggetti possa essere l'arma del delitto. Quando nel 2009 viene decisa una riapertura dell'indagine, vengono recuperati gli scatoloni contenenti i reperti. Fermacarte, portacenere, statuette e maniglia non ci sono più. Sono stati restituiti al proprietario, cioè Marco Soracco. L'analisi dei reperti, comunque, anche nel 2009, non dà esiti positivi. All'interno della chiazza di sangue dove Nada Cella fu trovata, nella sua stanza dell'ufficio di via Marsala, vennero rinvenuti e repertati
un filo di paglia, un punto metallico per pinzatrice, un presunto seme di cereale e svariate formazioni pilifere. Ma è sul bottone che si pose soprattutto l'attenzione. Quel bottone non apparteneva ad Acella. Venne fatta una cosiddetta indagine merceologica sia dalla questura di Chiavari che da quella di Genova. Quel bottone era abbinato a numerosi capi d'abbigliamento, sia maschili che femminili. È un accessorio di basso costo, non di grande qualità. Le indagini si concentrarono immediatamente sul datore di lavoro di Nadacella. Ricorda Graziano Cetara, scrittore e giornalista del quotidiano Secolo XIX di Genova. Fin dalle prime ore dopo il delitto le indagini si concentrarono su una persona, il datore di lavoro di Nadacella, la segretaria che era stata uccisa nell'ufficio di via Marsala nel centro di Chiavari. Il datore di lavoro Marco Soracco, il perfetto colpevole, no? Quello che si viene definito così dai criminologi, il perfetto colpevole perché insieme alla madre fu lui a trovare, a scoprire il delitto, a trovare Nadacella insanguinata a terra nell'ufficio, fu lui a chiamare i soccorsi. Ma dal suo comportamento e quello della madre iniziarono ad emergere sospetti da parte degli inquirenti e gli inquirenti si concentrarono su questa pista tralasciando tutte le altre, e questo di solito è l'errore che a livello investigativo viene commesso, e quando si arriva con il principale sospettato in un vicolo cieco l'indagine si arena. Ma prima di parlare dell'indagine bisogna fermarsi un attimo. Capire chi fosse Nadacella, quali i rapporti all'interno dello studio, quali le sue abitudini. Nadacella abitava in via Piacenza a Chiavari, con i genitori e la sorella più grande, Daniela. Le amiche la descrivono come riservata, un po' introversa. Ha iniziato a lavorare nello studio di Marco Soracco nel 1991, 5 anni prima dell'omicidio. Inizia con un part-time, poi Soracco le chiede di passare a tempo pieno. La famiglia Cella, prima di trasferirsi a Chiavari, ha vissuto ad Alpepiana, frazione di Rezzoaglio, un paese a circa 40 km da Chiavari. Gli amici di Nadacella sono per lo più di Rezzoaglio. Con loro frequenta la discoteca La Rocca, Santo Stefano di Aveto. Non ha fidanzato. Un anno prima del delitto le aveva telefonato un uomo che abitava nella palazzina di fronte alla sua. Le aveva detto che voleva conoscerla, che era attratto da lei. Quell'uomo poi verrà individuato dalla polizia. Confermerà tutto, dirà che Nadacella gli aveva detto molto gentilmente che non era interessata a uscire con lui. Alle amiche Nadacella aveva anche raccontato che riceveva frequenti visite nella sua stanza in ufficio dalla madre e dalla zia di Marco Soracco. Secondo il racconto delle amiche, le due donne si interessavano alla sua situazione sentimentale, facendo poi le lodi di Marco Soracco come se volessero spingerla a una relazione. In studio Nada aveva anche ricevuto un mazzo di fiori anonimo. C'era scritto su un biglietto: in vista di un futuro invito a cena. Dopo qualche giorno Soracco l'aveva invitata a cena e lei aveva rifiutato. Nadacella non sopportava quel posto di lavoro. Già nel 1993 scriveva su un suo diario: «È il 3 gennaio e domani devo andare a lavorare e mi sento una merda. Non ne ho voglia. Detesto quel posto di lavoro. Vorrei tanto licenziarmi, invece chissà quanto mi toccherà restare». Nella stessa pagina erano riportati apprezzamenti non certo lusinghieri nei confronti del suo datore di lavoro. Apprezzamenti che faceva anche con le amiche. Una di loro ricordò che quando vide il manifesto elettorale di Soracco, che nel 1993 si presentò alle elezioni comunali nelle liste dei Cristiani Democratici Uniti, disse: mi sta proprio sulle palle. Raccontò alle amiche, come riporta il libro di Igor Patruno e Giacomo Galanti, che Soracco si recava spesso nella sua stanza a fissarla mentre lavorava. Raccontò l'amica Antonia Bosi: non capiva perché, con tutto il lavoro che c'era nello studio, il suo capo passasse del tempo nella sua stanza a fissarla. I genitori riferirono che in studio Nada si sentiva quasi sorvegliata, scrutata. Così Marco Soracco, nel programma Mister in Blu,
parlò di Nada Cella. Nada era una ragazza molto semplice, era anche eccessivamente scrupolosa. Aveva un forte senso del lavoro e del dovere, per cui diciamo, era molto più facile che facesse 5 minuti più in orario che 5 in meno. Anche quando andava appunto a fare una commissione fuori, la vedevano sempre andare molto in fretta, quasi correre, proprio per evitare di perdere tempo. Diciamo, dal punto di vista lavorativo non sono mai lamentato, assolutamente. Era, diciamo, sicuramente scrupolosa. E dal punto di vista umano, lei l'aveva avuto modo di conoscerla? Umano, detto, una ragazza senz'altro chiusa, introversa, ma riservata. Però, diciamo, che scherzava, diciamo, facilmente sulle cose, sul lavoro. Così però tutto si limitava, diciamo, a una sfera superficiale. Io della sua vita privata non sapevo niente. Nell'ultimo anno Nada Cella aveva intensificato l'invio di curriculum alle società della zona, anche di Genova. Cercava insomma un altro lavoro, anche fuori da Chiavari. Tutto questo è riportato nell'interrogatorio e nei verbali di polizia. E in quei verbali c'è anche un fatto che avvenne 2 giorni prima dell'omicidio, il 4 maggio. È sabato, alle 8:17, nella stanza di Nada Cella, in via Marsala 14, viene acceso il computer. L'accensione è registrata dal software di gestione della rete interna dell'ufficio. Il sabato lo studio è chiuso. Verrà ipotizzato che il computer sia stato acceso involontariamente dalla signora delle pulizie, ma il pulsante d'accensione si trova sul computer sotto la scrivania. È difficile l'accensione involontaria. Alle 9, una ex compagna di scuola vede Nada Cella in via Vittorio Veneto, nel centro di Chiavari. Poco prima delle 10, Nada entra in studio. Lì c'è la madre di Marco Soracco, che sta aiutando la signora che si occupa delle pulizie nello studio. Nada dice che deve parlare con il suo capo perché teme di aver dato a una cliente un'indicazione sbagliata. Chiama Soracco, che è al piano di sopra. Soracco poi dirà di essere rimasto sorpreso dalla chiamata perché con Nada aveva già parlato di quel fatto il giorno prima. Nada Cella poi avrebbe chiesto al commercialista, visto che si trovava già in studio, di poter lanciare il programma di salvataggio dei dati. Soracco dice va bene, fallo. Poi scenderò io a spegnere i computer quando i dati saranno salvati. La perizia informatica stabilirà poi che il programma per il salvataggio dei dati è stato lanciato in realtà alle 9:43, quindi l'indicazione della madre di Soracco sull'ora di arrivo di Nada Cella in studio non è precisa. Poi sempre la madre di Soracco, Marisa Bacchioni, dice di aver visto Nada Cella estrarre un floppy disk dal computer e metterlo nella borsa. Quindi la ragazza esce dallo studio, dato che alle 10 un'amica di famiglia dei Cella la vede transitare in piazza Mazzini. Alle 10:40 Marco Soracco spegne il computer di Nada Cella, dato che il salvataggio dei dati è stato completato. Restano domande che non hanno mai avuto risposta. Chi ha acceso il computer nella stanza alle 8:17? È stata la stessa Nada Cella che poi è uscita e dopo un'ora e mezza è rientrata? E quel floppy disk è esistito davvero? Nada Cella non aveva un computer a casa e a casa sua o nella sua borsa quel floppy disk non è stato trovato. È anche possibile che Marisa Bacchioni si sia sbagliata, che Nada Cella non abbia estratto nessun floppy disk dal computer. O forse, come venne anche ipotizzato, quel giorno la ragazza andò in studio proprio per recuperare quel dischetto. È possibile che quella mattina sia andata in studio per stampare dei curriculum da inviare, visto che lei non aveva computer a casa. Ma perché quell'accensione del computer alle 8:17? Sono domande rimaste, appunto, senza risposta. L'autopsia viene effettuata il 9 maggio. Su Nada Cella vengono individuate molte lesioni divise in 3 tipologie: da corpo contundente non meglio precisato, da corpo contundente dotato verosimilmente di spigolo, da corpo contundente con superficie piana. La relazione dei medici legali dice: appare verosimile che la vittima sia stata fatta oggetto di traumatismi contusivi con corpi contundenti nei pressi della sua scrivania e in rapida successione, quindi, quando caduta a terra,
colpita al capo. Gli elementi finora in nostro possesso non consentono di avanzare ipotesi fondate per quanto attiene alla direzione dei colpi, se non a rischio di fornire ipotesi fuorvianti. Anni dopo, in seguito alla riapertura delle indagini, il professor Maurizio Merlano, analizzando le foto e le relazioni, scriverà che l'insieme lesivo è suddiviso in due gruppi. Il primo gruppo, localizzato in parti del corpo coperte da indumenti, mostra caratteri morfologici aspecifici, genericamente compatibili con mezzi naturali di offesa, come pugni e calci, ma anche con un mezzo apparentemente privo di punte aguzze o spigoli vivi e taglienti, almeno in una parte. Queste ferite sono in tutto una decina, non letali. Il secondo gruppo di lesioni è nella regione cranica. La maggior parte di queste lesioni è tra i 5 e i 7 centimetri, generalmente compatibili, scrive il perito, con un corpo contundente e relativamente pesante. Come già nell'autopsia effettuata nel 1996, il consulente della procura individua una vasta area fratturata sul lato sinistro del cranio. Si parla nella relazione di un duplice meccanismo traumatico. Uno legato a un singolo urto contro un'ampia superficie rigida e piana rappresentata da un oggetto animato da grande forza viva, o all'urto diretto del capo contro tale superficie. L'altro dall'intersecarsi di linee di frattura provocate da più colpi violenti e ravvicinati. Gli inquirenti ipotizzarono nel 1996 e poi anche successivamente che Nadacella fosse stata colpita con calci e pugni, poi con un oggetto e che poi chi l'aveva aggredita le avesse preso la testa tra le mani per picchiarla contro il pavimento. I due computer presenti nello studio di Marco Soracco vennero prelevati e sottoposti a perizia. Come detto, sabato 4 maggio il computer di Nadacella era stato acceso alle 8.17, riacceso alle 9.43. Dalle analisi sui mesi precedenti risulta che il computer veniva solitamente acceso nei giorni lavorativi tra le 8.45 e le 9.10, la maggior parte delle volte alle 9.05. Effettua una perizia anche il consulente della famiglia Cella. Scrive che lunedì 6 maggio è stato acceso alle 7.51, ora alquanto insolita, perché la ragazza era solita entrare tra le 8.45 e le 9.15. Sono i minuti che contano in questa storia per ricostruire che cosa abbia fatto nello studio di via Marsala Nadacella il 4 e 6 maggio. Tra le ipotesi che verranno fatte negli anni c'è anche quella secondo cui Nadacella conoscesse dei segreti relativi al lavoro nello studio del commercialista. Ed è questo che avrebbe comportato, secondo questa ipotesi, il comportamento di Marco Soracco e della madre Marisa Bacchioni durante le indagini. Vedremo quali saranno questi comportamenti, ma intanto bisogna partire da un dato di fatto. È lui, Marco Soracco, il principale sospettato per l'omicidio di Nadacella. Gli inquirenti si convincono presto che abbia ucciso la ragazza perché invaghito di lei. Si era sentito rifiutato. È una pista in cui credono fortemente e che causerà quella che viene chiamata visione a tunnel. Avete ascoltato la prima parte di Indagini sull'omicidio di Nadacella. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.